In una giornata come questa, in un pomeriggio come questo, in un venerdì strano, pieno di cose strane, nel senso che oggi abbiamo ricevuto la notizia del bilancio del Milan, poi abbiamo parlato di Covid, poi abbiamo parlato di Gabbia, poi ci hanno raccontato che Tonali e tutta l'Under 21 sarebbe rimasta in quarantena in Islanda, mi pare, fossero in Finlandia. Poi ci hanno detto di no, che non è vero che tornano, poi tornano ognuno sul proprio aereo. Poi dopo il canale Telegram ha subito un attacco da parte di qualcuno che insomma ha pubblicato delle foto poco indicate. Motivo in più, anzi direi motivo in più per venire, cari amici, nel canale Telegram e partecipare a tutto quello che accade, perché è una valida alternativa al logorio della vita moderna. Ebbene, in tutto questo oggi ci sono due cose che voglio dirvi, oltre a quelle delle quali abbiamo già parlato a pranzo. La prima cosa è la bella notizia della guarigione di Zlatan Ibrahimovic, che finalmente è negativo al tampone. E questa è veramente una gran bella notizia, perché se il derby si giocherà, e diciamo, visto che lui è guarito, è un numero in meno nel mucchio possibile per la richiesta di rinvio. Ebbene, questa è una bella notizia. Avere Zlatan nel derby sarà fondamentale, vista anche insomma le probabili assenze da un punto di vista difensivo dell'Inter. Avremo modo comunque di parlarne. Il video di questa sera è un video che ci accompagna nel weekend ed è un video nel quale voglio parlare così virtualmente, idealmente, col nostro mister Pioli, perché oggi fa un anno da quando Pioli è arrivato al Milan, e allora credo che, visto che ne sono successe di ogni, credo che sia arrivato il momento di fare un po' il punto della situazione nel rapporto mio e nostro con il mister Stefano Pioli. Pioli è arrivato un anno fa ed è arrivato in sostituzione della disastrosa gestione Marco Giampaolo, che era stata, diciamo, annunciata come una rivoluzione da un punto di vista di gioco per quel che riguarda il Milan che veniva da un paio di stagioni, diciamo, una tribolata, la prima quella Montella Gattuso, e la seconda tribolata per altri motivi, ma che stava comunque raggiungendo l'obiettivo, perché siamo arrivati a un punto dalla Champions League. La dirigenza evidentemente non era soddisfatta del tipo di gioco che la squadra esprimeva, e allora ha provato a virare andando su Marco Giampaolo, esperimento fallito miseramente per, diciamo, per una buona componente di ciò che Giampaolo non è stato capace di fare, poi anche perché c'è stata una certa distonia tra quelle che erano le sue richieste per fare il suo calcio, e dall'alto mi salvino quando parlo del suo calcio, e invece quello che dal mercato è arrivato, e quelle che sono state le opportunità per la dirigenza. Ebbene, chiusa quella parentesi, una parentesi che ci aveva portato, diciamo, non proprio in zona retrocessione, ma ci aveva portato a presagi di sventura per l'immediato futuro, è arrivato Stefano Pioli. E nel momento in cui è arrivato, non nego che anch'io, che ancora non ero attivo su YouTube, ho storto profondamente il naso, perché mi aspettavo l'alternativa. L'alternativa era Luciano Spalletti in quel momento. Ho storto il naso perché non ritenevo Pioli un passaggio importante per il futuro del Milan. Mi sembrava una soluzione di ripiego, e in un certo senso è stata una soluzione di ripiego, solo che poi, guarda caso, tante volte la vita ci mette davanti delle porte che si aprono in un certo modo o si chiudono in un certo modo. Ebbene, queste porte sono state tanto disastrose e tanto disgraziate e tanto brutte da un punto di vista di mondo, e quindi la sospensione, il lockdown, tutto quello che abbiamo passato, che è stato un periodo molto duro anche da un punto di vista psicologico per tutti noi, sempre a prescindere da come uno la pensi, però è innegabile che, diciamo, tra l'incertezza, le notizie, le immagini che abbiamo visto, quei mesi sono stati mesi molto difficili. Sono mesi dai quali ancora non ci siamo ripresi, perché siamo ancora dentro a questa tonnara. Ebbene, tutta questa situazione però, se vogliamo trovare una cosa buona, ci ha ridato un Milan, in quelle di giugno, luglio, fine giugno, quando è riparito il campionato, ci ha dato un Milan che ha fatto meglio praticamente di tutte le altre. Un Milan da ritmo scudetto, neanche da Champions, da scudetto. Un Milan che ha cominciato a giocare bene fin da quella trasferta a Lecce, la prima gara post-lockdown, e che poi ha esponenzialmente aumentato la qualità delle proprie prestazioni attraverso il miglioramento della squadra, il miglioramento delle individualità e la giusta combinazione tattica tra le caratteristiche dei singoli e
e lo schema di gioco che in mente aveva il mister. Mister che è stato molto criticato anche da me, soprattutto dopo la partita di Bergamo, una partita che assolutamente mi ha fatto arrabbiare, perché non c'erano giustificazioni in quel momento per affrontare così una partita del genere. Era una partita che si poteva evitare nella misura e nella forma, quindi la figuraccia che abbiamo fatto poteva essere evitata. Invece il mister non aveva ancora capito che avrebbe potuto prendere in mano la squadra in un altro modo. Poi è chiaro che del senno di poi, dice il detto, sono piene le fosse, ma adesso che facciamo una valutazione a un anno di distanza dal suo insediamento possiamo tranquillamente dire e affermare che Pioli avrebbe già avuto quella volta la possibilità e le capacità per prendere in mano la squadra e fare qualcosa di diverso. È chiaro, la squadra che è ripartita col mercato di gennaio, con le partenze e con gli arrivi, è una squadra diversa rispetto a quella che ha iniziato la stagione. Abbiamo sostituito l'attaccante con Ibra, che è tutto dire, un attaccante che non funzionava, non un attaccante che funzionava, un attaccante che non funzionava, Piontek. Con Ibra ci siamo tolti Suso e ci siamo tolti l'obbligo del 4-3-3. Questi sono stati passaggi fondamentali. Poi il mister ci ha messo del suo. Ci ha messo del suo dal punto di vista di ideare questo 4-2-3-1, che ha permesso di esaltare le caratteristiche di un giocatore come Frank Essi, che è stato un giocatore bistrattato da tutti per le prestazioni e anche per come era stato accolto nel momento in cui è arrivato dall'Atalanta, di esaltare le prestazioni di Hakan Çalhanoğlu, un altro giocatore arrivato sempre in quel mercato, quindi sempre facente parte di quella spedizione mirabelliana che ci ha riempito di tanti giocatori, ma che alla fine ce ne ha consegnati di fatto solo due validi, più uno che ancora non conosciamo, che è Andrea Conti, il quale è stato veramente più sfortuna che calciatore negli ultimi anni. Il fatto di aver valorizzato questi elementi, il fatto di averli messi in un contesto di gioco, in un modulo, in un sistema di gioco che li ha esaltati oltre a valorizzarli, è il grande merito di Stefano Pioli. La competenza tattica, che è chiaramente parte fondamentale del lavoro, anzi parte importante ma non fondamentale, deve unirsi a una componente che io ho già avuto modo in altri video, in altre chiacchierate che abbiamo fatto insieme, di sottolineare e di veramente portare alla ribalta, perché secondo me è una parte essenziale del lavoro dell'allenatore al massimi livelli con una squadra giovane, cioè quella di saper parlare ai giovani. Ora, è un po', diciamo, sanfrancescana come idea, no? Però quello che intendo dire è che la crescita umana di Pioli, che è molto probabilmente legata anche a ciò che lui ha passato a Firenze, e quindi la tragedia di Davide Astori, la capacità di cementare un gruppo dopo aver superato una cosa che, diciamo, sarebbe potuta essere devastante da un punto di vista psicologico, ebbene, quel passaggio lì, secondo me, ha dato al nostro mister degli strumenti nuovi per capire come entrare nella testa di alcuni giocatori. Questo lo conferma lui, sottolineando anche di recente in un'intervista come quel periodo, come la gestione di quel periodo, la gestione delle emozioni sia stata un momento fondamentale per la sua crescita professionale e anche per la crescita umana, perché io sono assolutamente convinto che gli ottusi non cambiano, ma le persone intelligenti hanno la capacità di cambiare e di evolvere a qualsiasi età. Non c'è un limite di età per migliorare o per evolvere, per crescere, per vedere le cose in un altro modo, no? Ecco. Quindi da questo punto di vista il mister si conferma una persona intelligente, si conferma, lo sapevamo che era una brava persona intelligente, però evidentemente ha fatto tesoro davvero di questa esperienza, e questo gli ha permesso di avere questo rapporto con i ragazzi, che è un rapporto particolare, lo si percepisce, lo si vede dalle facce dei giocatori, si vede dalle facce dei giocatori quando scendono in campo, le espressioni, la mimica, i movimenti vogliono dire molto, secondo me. Io questo aspetto lo guardo tanto, e tante volte ho potuto capire l'andamento di una partita, non solo del Milan, ma in generale delle partite di calcio, dalle espressioni dei giocatori quando entravano in campo. Faccio un esempio banalissimo: guardate le facce dei giocatori del Brasile alla Coppa del Mondo del 2014 e voi ditemi se quella squadra lì avrebbe mai potuto vincere la Coppa del Mondo. Bene, il mister stabilisce dei rapporti particolari, privilegiati, con giocatori come Kessié, come Çalhanoğlu, e poi naturalmente arriva Zlatan Ibrahimovic, il quale, per il quale io ho fatto mia colpa, nel senso che
la mia idea era quella di non ripartire, di non basare un progetto su un giocatore che ritornava al Milan, e già questa cosa, cioè, non sono molto per i ritorni, non mi piacciono i cavalli di ritorno, però per Ibra ho sbagliato completamente la valutazione, non pensavo che potesse avere un impatto così potente sui ragazzi, e quindi bisogna fare un plauso all'allenatore, bisogna fare un plauso a Zlatan Ibrahimovic, bisogna fare un plauso alla dirigenza che ha evidentemente intuito, magari prima di capirlo lo ha intuito, che la commistione di tutti questi elementi avrebbe permesso alla squadra di fare un passo avanti dal punto di vista della consapevolezza. Poi dopo, ripeto, fattori esterni hanno contribuito a questa cosa, perché il fatto di poter fare certe prestazioni senza, ad esempio, la pressione del pubblico è stato un vantaggio, ed è un vantaggio che noi ci porteremo dietro anche quando un domani, perché accadrà, il pubblico tornerà a essere presente sugli spalti, cioè la squadra farà davvero tesoro di quello che ha vissuto, di quello che ha passato, e riuscirà, ed è già riuscita, a costruirsi una corazza di consapevolezza che le permette di fare certe prestazioni. Quindi nel complesso la gestione Pioli è stata positiva sotto tutti gli aspetti. Adesso chiaramente questa è, diciamo, questo è il percorso, l'evoluzione dell'anno insieme a mister Stefano Pioli. Adesso però è il banco di prova importante. Il banco di prova è importante perché la stagione, non sappiamo come andrà, sarà molto probabilmente una stagione da gestire in maniera assolutamente sconosciuta, perché c'è la possibilità che qualche partita non si giochi, che ci sia un rinvio, addirittura qualcuno sostiene che ci potrebbero essere soluzioni come quelle dei play-off e tutte queste cose qua, quindi non sappiamo quale sarà il percorso del Milan, non sappiamo quale sarà il percorso del calcio, ma questo sarà motivo di più per capire meglio ancora, entrare ancora di più in sintonia con mister Pioli e valutarlo per quello che davvero può fare, perché non è detto che anche lui non abbia fatto quel passaggio per diventare un allenatore veramente capace di guidare squadre di grande livello ai massimi livelli. Però chiaramente poi il peso, diciamo, del suo lavoro, la qualità totale del suo lavoro avrà sicuramente un lascito dal punto di vista della crescita di tanti giovani, e questo è importante, ma sarà misurato sull'arrivo, quindi sarà misurato sulla conquista degli obiettivi. Per cui se mai finirà questo campionato e riusciremo a entrare in Champions League, ecco che il giudizio su Stefano Pioli sarà totalmente positivo. In caso contrario, a seconda poi anche di che cosa accade nel corso della stagione e quali sono i motivi che non ci permetteranno eventualmente di raggiungere l'obiettivo, allora a quel punto frazioneremo il lavoro del mister e cercheremo di capire quali sono le cose buone e quali cose negative. Fino adesso, ripeto, guardando il percorso che ha fatto il mister da Bergamo fino a domenica scorsa, diciamo fino alla partita con lo Spezia, beh, insomma, c'è da dire che veramente abbiamo avuto la gioia di vedere una squadra giocare bene a calcio in tutta questa seconda parte, diciamo, di anno. Abbiamo visto una squadra che ha raggiunto già il primo obiettivo, la qualificazione ai gironi di Europa League, cosa, ripeto e sottolineo, non banale. Adesso ci aspettiamo, però, ripeto, nella speranza che tutto possa essere normale al massimo, ci aspettiamo di completare questo grande percorso attraverso la conquista dei nostri obiettivi. Quindi fin qui il voto, diciamo, è molto positivo, il giudizio su mister Pioli è molto positivo, soprattutto appunto per questa sua componente umana che è fondamentale nella gestione dei giovani. Ora, mister, sarebbe bello ritrovarsi qui tra un anno, sperando che il mondo si sia rimesso più o meno in sesto e noi si stia preparandoci a risentire quella musica che tanto ci manca e che tanto ci serve anche per le questioni che ci siamo dette a pranzo. Aspetto i vostri commenti su mister Pioli e nel frattempo vi auguro un buonissimo venerdì sera.